vero come è vero che solo nel 2015, quindi se nei primi 8-9 mesi del 2015, hanno attraversato il Mediterraneo 432.000 persone, ecco, io non credo che 432.000 persone sia un numero particolarmente esiguo, anzi tutt'altro, e sono i numeri che confermano da parte nostra il fatto che siamo di fronte ad un'invasione, perché se così non fosse molti paesi non avrebbero dichiarato lo stato di emergenza e non avremmo poi e non ci troveremmo da aprile ad oggi. Sì, però il fatto che i numeri siano importanti e siano in crescita non sono questo è un lato, diciamo, della questione, nessuno dubita. Stiamo dicendo un'altra cosa, i rimpatri dubitava del fatto che non eravamo di fronte a numeri particolarmente importanti. I numeri sono estremamente importanti. Stiamo parlando dei numeri bassissimi dei rimpatri, però, in questo momento. Allora, Damiano, lascio dire a noi, scusi, quello che, io lascio dire, visto che siamo gli unici che chiedono rimpatri ed espulsioni, perché si discute solo ed esclusivamente di accoglienza e solidarietà. Guardi, per fare i rimpatri nel nostro paese, visto che noi siamo stati anche al governo e i rimpatri ed espulsioni li abbiamo fatti, i rimpatri ed espulsioni li abbiamo fatti, perché i numeri confermano, voglio ricordare che nel 2010 in Italia, ministro dell'interno Roberto Maroni, sbarcavano 4.000 persone e nel Mediterraneo morivano 20 persone. Oggi ne muoiono 3.500 nel 2014 e ne muoiono 2.700 nel 2015. Per fare le espulsioni cosa si fa? Si fa innanzitutto quello che tutti i paesi europei prevedono nel loro sistema normativo, cioè il reato di immigrazione clandestina, perché la buona e buonista Germania il reato di immigrazione clandestina ce l'ha col carcere da 1 a 3 anni. Seconda cosa, si mettono i fondi sul fondo rimpatri. Quando c'eravamo noi il fondo rimpatri aveva 120 milioni di euro, che sono i fondi che servono materialmente per prendere l'immigrato clandestino identificato e accompagnato alla frontiera. Servono i CIE, i centri di identificazione ed espulsione. Quando c'eravamo noi c'erano 13 CIE e avevano una capacità di accoglienza di 3.000, c'era una capacità di accoglienza di 3.000 clandestini. Oggi i CIE in Italia sono sono 4 e hanno una capacità di accoglienza di 300 persone, perché se tu non identifichi il soggetto e quindi non prendi anche con il governo Maroni l'Italia è diciamo è vissuta nella cosa di non identificare anche quando c'era il governo Maroni. Guardi che il problema dell'identificazione noi l'abbiamo avuto nel 2014 quando sbarcano 170.000 persone e l'Espresso titola 100.000 invisibili, cioè 100.000 persone che si sono sottratte al fotosegnalamento. Facciamo parlare anche Damiano. Benissimo. È possibile fare il rimpatrio. Servono le politiche che incentivano il rimpatrio, politiche che sono state smantellate. Damiano.